questo è uno spettacolo senza quarta parete, che non, per gli addetti ai lavori è chiaro, per chi non lo sa, non sa la mazza. La quarta parete è quella che c'è davanti al pubblico. Qui non c'è, nel senso che qua si parla col pubblico, perché il pubblico, maledetto lui, ci rompe le scatole, nel senso che è autorizzato a fare le domande e intervenire, perché essendo un giallo ed essendo la ricostruzione di un giallo, viene detto al pubblico, se vedete qualcosa che non avete visto prima o che qualcuno dei protagonisti fa qualcosa di stravagante, intervenite. E quindi a questo punto tutti intervengono e parlano e dicono quello che vogliono. Se c'è un pubblico timido bisogna pungolarlo. Io sono molto curioso di vedere a Napoli cosa succede, perché se becchiamo quelli giusti che spingono, perché a noi tocca improvvisare dal palco e ribattere colpo su colpo, e questa è la parte più divertente dello spettacolo, che poi continua, perché il pubblico addirittura fa le domande come se fosse un interrogatorio per sapere tutto di tutti, e alla fine decide pure chi è l'assassino. Se vedete o sentite cose diverse da quelle che avete visto o sentito prima, ve lo dovete dire. Quindi il pubblico è fondamentale in questo spettacolo, è veramente il protagonista tanto quanto noi sul palco, e noi siamo nelle mani del pubblico, perché in realtà quel momento in cui bisogna andare a braccio, perché bisogna replicare e non bisogna farsi mettere su. Dal momento che sono indirizzate alla signorina Michela Andreotti. Sì, ma scusi, come facevo a ricattarla con una letterina? Mia cara Michela, dalle dita fatate, il tuo tocco leggero è l'unico balsamo della mia sofferenza. Sì, sì, senta, commissario, parliamoci chiaro, siamo nel 2016, con lettere di quel tipo lì non si potrebbe ricattare nemmeno Topo Gigio. Non può avere battuto su Topo Gigio! Se vuole la strapaccio di corpo.